Ballamos nois, casual ballos un sol nostros. Ancora un video tutorial dedicato al ballo popolare della nostra isola e questa volta si parla di sa danza. È fondamentale sottolineare un aspetto. Gli studiosi suddividono i balli sardi in balli rituali, balli che vengono eseguiti coralmente tutti insieme, e danze di corteggiamento, dove la costituzione della coppia uomo-donna è fondamentale. E infatti, a differenza degli altri balli della nostra isola, in sa danza c'è la costituzione della coppia che balla frontalmente. Il ballerino, nella parte danzata vera e propria, conduce di fronte a sé la propria ballerina. È una danza di corteggiamento, questo dicono le testimonianze, che probabilmente è giunta in Sardegna con le varie dominazioni e che si rifà alle danze delle corti europee giunte in Sardegna e poi rielaborate dal popolo sardo in diversi modi. Nello specifico sta danza si suddivide in due fasi, una parte lenta chiamata passizzada o passillada e una parte danzata vera e propria, dove l'uomo è chiamato a eseguire un passo molto fiorito proprio perché doveva conquistare la ragazza, mentre la donna deve eseguire il passo in maniera estremamente composta, seria, rigida, dove quasi la gonna non si doveva muovere, così richiedeva l'estetica del ballo sardo. Sono i nostri danzatori, coordinati da Ines Sau, a condurci in questo mondo, Tania e Luciano a mostrarci le differenze esecutive tra il passo maschile e il passo femminile nella nostra sala da ballo per imparare sa danza. Sa danza è un ballo di corteggiamento dove il danzatore deve conquistare attraverso la fioritura dei passi la ballerina con la quale esegue i movimenti. Sa danza è un ballo costituito da 6 movimenti per battuta musicale. Il ballo è caratterizzato da 2 momenti esecutivi, la parte chiamata passizzada o passillada, che è la parte ritmicamente più tranquilla nell'esecuzione del passo, e una parte danzata vera e propria, dove è richiesta una diversa interpretazione tra il passo maschile e quello femminile, ma entreremo nello specifico quando vedremo l'esecuzione da parte di Tania, la nostra ballerina, e di Luciano, il nostro ballerino. Il passo lo si esegue partendo con il peso del corpo sulla gamba sinistra. La gamba destra è libera perché il primo movimento lo eseguiamo portando avanti il piede destro. A seguire il secondo passo col piede sinistro sul quale poggia il peso del corpo. Terzo tempo sul piede destro. Quarto tempo sul piede sinistro e la fase ritmica si conclude con un inchino dove il quinto tempo è caratterizzato dalla discesa, il sesto tempo dalla risalita. Per cui nello specifico vediamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, destro, sinistro, destro, sinistro, 5, 6. La rotazione avviene sempre in senso orario nello specifico, destro, sinistro, 5, 6. Il movimento danzato della parte della danza vera e propria, anche questo è caratterizzato da 6 micromovimenti per battuta musicale, i quali movimenti si concludono con l'inchino al quinto e sesto tempo. Generalmente si parte con il primo passo col piede destro per raddoppiare ogni movimento con uno scuotimento dei piedi, soprattutto nel passo maschile. Vediamo ora il passo maschile, la parte dessa passizzada. Si parte come detto con il piede destro, destro, sinistro, destro, sinistro, discesa e risalita a conclusione della parte a saseria. Destro, sinistro, giù e su. 1, 2, 3 e 4, 5, 6, destro, sinistro, giù e su, nella parte appassillata o passizzata. La parte sallegrada dell'uomo, della parte danzata vera e propria, così la potremmo definire, è caratterizzata da una sorta di pedalata all'indietro, dove la fase ritmica si conclude con quello che viene definito inchino, una discesa, piccola genuflessione al quinto tempo e risalita nel sesto tempo.
Lo stesso movimento lo abbiamo anche nel passo femminile, parte a passizzata o passillada con partenza sul piede destro per 6 movimenti dove si alternano come una sorta di marcetta, destro sinistro, 5-6, destro sinistro, destro sinistro, discesa e risalita a conclusione della parte a saseria. Nella parte ad allegrada, parte danzata, ancora una volta il piede destro a partire con questo brevissimo scuotimento di ogni passo perché ogni movimento va raddoppiato e si conclude la fase ritmica con l'inchino come abbiamo visto per il passo maschile. E ora sarà la volta di Luciano che dovrà dimostrare che il suo corteggiamento attraverso il ballo, attraverso i passi di sta danza, possa appunto conquistare il cuore della nostra Tania. Geograficamente, come detto, la possiamo collocare nell'area centrale della Sardegna, dal Mandrolisai alla Marmilla all'Alto Oristanese, ma anche per tutto l'Oristanese. Appuntamento al prossimo incontro con video tutorial sui balli tradizionali sardi.